Avvicinatevi, prego. Biennale internazionale Sissi Trinacria, ottobre 2023. Viva Partinico, viva la Sicilia! Lo spirito e l'intento che ci spinge a continuare a interessarci dei nostri artisti è pregno non soltanto di passione per la cultura e per l'arte, nostro ossigeno, ma anche per degni, validi, sinceri e soprattutto leali intenti. La Bista approda nel territorio di Partinico in questa antica, misteriosa e sensuale location, uno scambio di reciproci intenti per valorizzare la bellezza con tutti questi lavori artistici qui esposti fino al 31 ottobre per merito della Bist, ma anche per fare conoscere ancora di più al mondo questa parte di territorio della nostra amata terra di Sicilia. Vi ricordo che tutti i lavori artistici sono tutti in vendita, naturalmente chi fosse interessato mi contatti. Vi ricordo che chi acquista un lavoro artistico acquista anche una parte del cuore dell'artista, sangue, sudore e lacrime. L'ho voluta intitolare "Dove brilla la tua luce, 100 protagonisti si raccontano, l'arte omaggio alla Reale Cantina Borbonica di Partinico". Ci sarà anche l'elezione di Miss Fiore di Sicilia 2023 e le sfilate di alta moda. Adesso premio il sindaco di Partinico, il dottore Pietro Rao, che ha voluto fortemente questa biennale 2023 in questo meraviglioso territorio. La targa, prego. Al sindaco Pietro Rao, che con il suo impegno quotidiano e il suo lavoro onesto rende Partinico agli occhi dei siciliani una realtà vincente, e per avere creduto fortemente nella prestigiosa biennale internazionale Sicily Trinacria. Una frase di augurio, una frase. Intanto io volevo ringraziare la duchessa che è stata così affettuosa e mi ha veramente commosso quando ci siamo visti la prima volta, perché ho visto quanto amore mette nelle cose che fa. Questo era un appuntamento a cui noi non potevamo rinunciare. Siamo onoratissimi di ospitarla in questa bellissima location che è la Cantina Borbonica, e sono strafelice di vedere tutta questa gente partecipare. Vuol dire che c'è una riscoperta delle tradizioni, dell'arte e di tutto quanto fa cultura. Noi siamo un'amministrazione giovane, però ce la stiamo mettendo veramente tutta per far sì che di Partinico se ne parli soprattutto bene, per le belle cose che ci sono e soprattutto per la bella gente che porta. Questa è la più bella testimonianza di oggi. Grazie per l'omaggio che mi avete fatto, immeritatamente. Buon lavoro. Grazie. Vi aspettano giornate di lavoro, giornate dove bisognerà parlare con la gente, spiegare le opere, organizzare tutto quello che avete messo in moto. Che dire, vi aspettiamo per la prossima edizione. Magari da qui ad allora avremo finito i lavori a Palazzo Ram e diamo l'occasione alla gente, a tanta gente, di vedere un altro posto veramente meraviglioso della nostra Partinico. Buon lavoro. Grazie. Un breve
augurio il barone Giuseppe Giaconia di Mivaido, che fa parte dello staff dirigenti della BIST. Una frase di augurio per questa BIST, Beppe. Più che un augurio, io desidero fare dei complimenti all'amministrazione comunale di Partinico, soprattutto per questa bellissima realtà che ci riporta indietro agli inizi del 1800, esattamente 1802 è stato inaugurato questo complesso, e i tanto vituperati Borbone erano forse in quel momento addirittura all'avanguardia per tante realtà innovative che hanno creato. Quindi, siccome oggi si assiste a una rivalutazione, un revival di tutte quelle che sono le nostre potenzialità siciliane, io auguro a tutti quanti di poter partecipare, far sì che in questa nostra bellissima Sicilia diventi sempre più bella. Grazie. Andiamo avanti. La professoressa Maria Grazia Motisi, dove sei Maria Grazia? Eccoti. Allora, la professoressa Maria Grazia Motisi è referente culturale della BIST. Consegniamo l'attestato alla Via dei Mulini. Ecco qua. Questo. Sì. Allora, leggiamo. Allora, l'associazione La Via dei Mulini, per aver contribuito in maniera palese a rendere Borgo Parrini una grande famiglia artisticamente feconda, e per la grande disponibilità collaborativa nei confronti della prestigiosa BIST. Allora, siediti, che fai parte della giuria per eleggere la Miss. Allora, non so se è presente qui per l'appunto la Emanuele Bisso. Emanuele Bisso, dove sei? Allora, Emanuele Bisso è critico d'arte, erudito, professore e giornalista. Medaglia ad Emanuele Bisso. Ecco qui. Allora, Emanuele Bisso è un famoso critico d'arte. Siediti, che fai parte della giuria. Certo. Io volevo dirvi che sono rimasto entusiasta da questo luogo che non conoscevo, ne avevo sentito parlare, ma non immaginavo che fosse così bello. Prima cosa. Seconda cosa, ammiro la signora qui presente, Chiara, che organizza queste mostre veramente interessanti, perché hanno un aspetto democratico, in quanto si va da alcune opere eccellenti, altre ottime, altre buone e altre, diciamo, di persone che tentano di fare qualcosa. Quindi c'è questa democraticità nell'accogliere tutte queste opere, e questo è un senso veramente di comunanza meraviglioso. Grazie. Allora, accomodati, perché anche tu fai parte della giuria per eleggere la Miss. Allora, mi comunico che c'è l'assessore alla cultura Fabio Bosco. Buonasera, assessore. Buonasera, prego, accomodati. Allora, una frase? Sì, volevo semplicemente ringraziare tutti, sia gli organizzatori che i partecipanti, perché è bellissimo ritrovarsi con gente che parla la nostra stessa lingua. Noi, da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto di tutto per promuovere la cultura all'arte in tutte le sue forme, nella danza, nella musica, e molto spesso anche criticati per gli investimenti che abbiamo fatto in questo campo. Ritrovarci qui oggi con tutte queste personalità eccellenti, dicono, un po' per noi essere un motivo d'orgoglio. Ci piacerebbe molto spesso poter finanziare sempre di più attività come queste e poter dare risposte a tutti. Purtroppo i bilanci sono quelli con cui dobbiamo sempre fare i conti, per cui benvengano iniziative come queste, e per tutti coloro che vogliono portare la cultura all'arte a Partinico, le porte di questo comune saranno sempre aperte. Grazie. Grazie mille. Grazie, accomodati. Allora, adesso partirà il corteo medioevale dell'Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II. Prego, via il corteo, prego. Musica.
prego, accomodatevi, prego. Prego, prego. Allora, premio Diego Leggio, medaglia e attestato a Diego Leggio. Prego, vicino a me. Diego Leggio, figuranti a destra e a sinistra. Diego Leggio. Allora, all'Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione Croce Normanna di Ruggero II per averci fatto emozionare con il corteo storico che stigmatizza un periodo d'oro della gloriosa storia della nostra amata terra di Sicilia. A Diego Leggio e alla sua associazione. Grazie. Grazie. E adesso premio a Roberta Strano, dove sei Roberta? Roberta che ha scritto I riflessi dell'anima, che è una raccolta di poesie e racconti, una trilogia di romanzi storici ambientati nel Medioevo che si intitolano Hans e Axel Torkild, che è in vendita soltanto l'ultimo libro della trilogia, per chi fosse interessato potete contattare l'autrice. Le sue poesie sono presenti in numerose antologie. Consegna medaglia, medaglia a Roberta Strano. Ecco qua. Auguri e complimenti. Prego, accomodatevi. Prego. Prego. Allora, Marilena, sei pronta? Marilena Puleo. Adesso la danza orientale di Marilena Puleo, in arte Nor, danza orientale per stigmatizzare il nostro forte legame con la cultura araba che ci ha dominato per ben 200 anni. Prego, Marilena. Prego. Sherazade, presente? Federica? Allora, questo è per voi, un pensiero da parte mia. Grazie.
E poi vogliamo ricordare al pubblico quando sarà la vostra serata di danza orientale? Buonasera, grazie a Carafici per l'invito. È un onore ballare in questo evento. Ho il piacere questa sera di avere qui con me un'amica, collega, che ha un'associazione a Roma di danze arabe e medio orientali. Adesso passerò la parola a Federica, che si presenterà meglio, e abbiamo anche il piacere e l'onore questa sera di presentare in anteprima il nostro spettacolo, che ha già avuto la prima edizione lo scorso anno, dal nome Rax Fisichella, Danze di Sicilia, a scopo prettamente culturale, che sarà, di cui sarà tenuta la seconda edizione anche l'anno in arrivo. Passo la parola a Federica e grazie. Grazie a tutti. Beh, intanto complimenti alla dottoressa Fici, è la prima volta che assisto a un vostro evento e devo dire veramente, veramente strepitoso, veramente un lavoro con la L maiuscola. Marilena sta riprendendo fiato, però da collega posso dire che ha fatto un pezzo arabo molto intenso, quindi complimenti, non era facile interpretazione. Per quanto riguarda Rax Fisichella, è un progetto partito lo scorso anno, in cui ha avuto un forte successo da parte del pubblico, quindi eravamo ai cantieri culturali della Zisa. Quando si svolgerà questo evento? In primavera o in autunno, da definire. Sarà pubblicizzato, insomma, quindi chi vorrà venire, l'anno scorso ha avuto molta affluenza di pubblico, sarà ben accolto. Allora, seguitele sui social. Complimenti Marilena, complimenti Federica. Prego, accomodatevi. Allora, adesso assisteremo a un duello medievale. A un duello medievale. Prego i figuranti vicino a me. I figuranti che faranno il duello medievale. Ricordiamo Ruggero II, o Ruggero della dinastia degli Altavilla, che fu conte di Palermo e duca di Puglia, primo re di Sicilia dal 1130 al 1154. Ritengo che bisogna ricordare la nostra gloriosa storia e questa associazione lo fa in modo lodevole. Via al duello medievale. Accomodatevi, meravigliosi, un altro grande applauso, bravissimi.
Allora, in questa prestigiosa BIST verrà eletta appunto Miss Fiore di Sicilia 2023. I componenti della giuria sono Pietro Rao, Emanuele Bisso, Giuseppe Giaconia di Micaldo, Mario Scamardo, non so se è presente, Maria Grazia Motisi, Palma Civello, è presente Palma? Palma Civello? Francesco Billesci è arrivato? No, andiamo avanti. E naturalmente Antonio Logaglio, Antonio Logaglio, dove sei Antonio? Allora, medaglia ad Antonio Logaglio e Palma Civello vicino a me. L'hai trovata l'attestato a Palma? Ecco. Allora, Palma Civello, per la grande disponibilità dimostrata nella giuria per l'elezione di Miss Fiore di Sicilia nell'ambito della prestigiosa Biennale Internazionale Sisili Trinacria. E poi Antonio Logaglio, Antonio Logaglio, presidente Associazione La Via dei Mulini, anche loro fanno parte della giuria. Ecco Antonio. Grazie. Complimenti. Siediti, accomodati. Allora, chiamiamo dunque le ragazze che sfilano per il progetto Lurilù, l'evoluzione del costume e del gioiello nella moda, progetto a cura di Lucia Giudice, Lucia Caccamo, Rita Dugo. Vengono da Siracusa per noi. Un grande applauso, musica! Prego, la prima ragazza. Allora, Ben Amar Sherin, che rappresenta l'Egitto. Mi raccomando, guardate bene queste ragazze, perché tra di loro verrà eletta da voi Miss Fiore di Sicilia 2023. L'Egitto, Valentina Pizzo, la Grecia. Un periodo d'oro della nostra storia, la Grecia, che ha portato tanta cultura anche in Sicilia. Fabiola Pizzurro, antica Roma. Giuseppina Battaglia, che rappresenta una sposa del Rinascimento. Egitto, Grecia, antica Roma, Rinascimento. Giulia Sapienza, un altro abito sontuoso del periodo rinascimentale. Prego Giulia. Il periodo sfarzoso, va bene, opulento del barocco, che stigmatizza anche questi monili e questi abiti così particolari. Martina Cangelosi, andiamo verso l'Ottocento. Maria Grazia Vitrano, un altro abito sontuoso dell'Ottocento. Giada Arrera, un altro abito sontuoso dell'Ottocento. Marcella Aionitoi, un cognome difficile ma un abito splendido. Prego, Marcella. E adesso ci incamminiamo al ritmo della fantasia verso la Belle Époque. Miriam Incardona, Miriam, la Belle Époque. E andiamo sempre con la fantasia, chiudete gli occhi e già siamo agli anni 30. Denise Toia, anni 30. Vieni Denise.
cose. Guardate bene queste ragazze, il portamento, il viso, perché tra loro verrà eletta Miss Fiore di Sicilia 2023. Rachele Bono, anni 50, gli anni 50, il dopoguerra, la rinascita per chi li ha vissuti. Melissa Macaluso, i fantastici, stupendi anni 60. Forza, gli anni 60, elegantissima. Federica Giordano e gli anni 70. Eccola la Federica. Diana Onofrei, con un abito moderno, va bene perché ci avviciniamo ai nostri giorni, questo excursus. Eccola, e infine Lucia Giudice. Lucia Caccamo, che sono appunto le due stiliste del progetto Luri Lu, il gioiello della moda e nei secoli, che vengono da noi, dalla bellissima Siracusa. Facciamole sentire tutto il colore di Partinico. Allora, questo è per te. A Lucia Caccamo, Lucia Giudice e Rita Dugo e al loro progetto Luri Lu, per aver valorizzato con gusto e raffinatezza alcune tappe essenziali dell'excursus della moda nei secoli. Prego, accomodatevi, prego, bellissime, prego, prego signore, prego signore. Mi raccomando. Allora adesso chiamo vicino a me Liliana Cirincione, che sfila con suo abito che ha dipinto lei. Lei è un'artista poliedrica, Liliana Cirincione. Liliana, dove sei? Prego. Allora, Liliana Cirincione è una pittrice, una poetessa, l'abito che indossa è stato dipinto da lei. Prego Liliana. Liliana Cirincione. Allora, la signora viene da Gratteri, va bene, ha fatto tutta questa strada per noi. Eccola, eccola Liliana. Eccola la Liliana. Bellissimo quest'abito, è stato disegnato e creato da lei. Va bene, vi piace? Allora, adesso Liliana, leggi la poesia del poeta di Gratteri, è un poeta famosissimo, ormai non è più con noi, per l'amore che tu porti per questo tuo paese medievale, e invito tutti a visitare questo paese medievale, in generale tanti borghi e paesi meravigliosi della nostra amata terra di Sicilia. Allora, prego. Di Navaneggia, città città, a Lucalari di Lusuli, torna l'uomo stanco e chino di sudori. In giali verdeggi, cu tanto amore porta li frutti ormai maturi. Li ferri di lui secco, cu tanto rumori, fanno nascere li testi a tutti li signori. Frutta abbondanti, ortaggi prelibati, per i cristiani di li palati raffinati, di tutti li conciati. L'uomo va verso la sociata, va a scaricare tutta la serata, ma domani non sa cosa lo destino ci riserverà. Domani è un altro giorno, si vedrà.
Allora la nostra, vi ricordo che il nostro non è un dialetto, la nostra è una lingua, la lingua siciliana. Allora, vuoi leggere anche la tua poesia, la poesia del poeta di Gratteri? Questa era, va bene così. Allora, un grande applauso per Liliana, prego. Allora, adesso sfilano gli abiti di carta, pensate, sono abiti di carta, infatti alla fine della sfilata le indossatrici praticamente si stracceranno gli abiti, purtroppo, va bene. Allora, il poliedrico Toni Purpura, prego, musica. Allora, abiti di carta, sfila Federica Liotta. Allora, ricordatevi che anche la Federica Liotta, pensate, ha 15 anni, va bene? Federica Liotta naturalmente potrebbe anche essere eletta Miss Fiore di Sicilia. La signora invece è la Irene Sorci, è la moglie di Toni Purpura. Prego. Pensate, nel giro di una mezz'oretta ha creato questi abiti, quindi un grande applauso a Toni Purpura, che naturalmente è presente anche con le sue tele e il suo cibo fatto di cartapesta. Tutti i cibi più gustosi e più prelibati della nostra Sicilia li potrete ammirare qui alla Biennale. Auguri. Prego, accomodatevi, prego, andatevi a stracciare gli abiti. Allora, adesso un artista internazionale che viene da noi direttamente dalla Germania, Judith Boy. Judith, sei pronta? Sì? Musica, Judith Boy. Benvenuta in Sicilia.
Allora, la nostra calda terra ti accoglie, così calorosa come il tuo abito rosso. Allora, Judith Boy è anche, oltre a essere un'artista poliedrica, è anche una pittrice. Infatti potrete ammirare qui due suoi dipinti. A Judith Boy. Grazie, cara. Danke. Prego, Judith. Adesso due musicisti, Andrea Gerard Lutz, diplomato con la vecchia ordinanza in pianoforte presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo, e Benedetto Buffa, diplomato secondo livello in tromba presso il Conservatorio Antonio Scorbino di Trapani. Prego, scontino. A scontrino! Forse non vado d'accordo con gli scontrini, e quindi va bene, nessuno va d'accordo con gli scontrini, e quindi l'ho un po' distorto, pardon. Allora, seguiranno il brano Share My Oak di Oi Webb, prego! Thank you.
Un applauso. Vieni Andrea Gerard, benedetto. Allora, ci avete fatto veramente emozionare. Ecco per voi. La Biennale Internazionale ti premia. La Biennale Internazionale ti premia. Viva la musica, viva l'arte! In una manifestazione così prestigiosa non potevano mancare i poeti. Da Palermo la professoressa, poetessa, scrittrice Rosa Maria Dolcimascolo. Rita Scelfo, poetessa pluripremiata, e il maestro, scultore, professore Gaetano Ribaudo. Prego, una musica di sottofondo nel frattempo che arrivano i tre professionisti. Dunque, Rita Scelfo, vieni vicino a me. Rosa Maria Dolcimascolo e Gaetano Ribaudo. Myself in, I talk myself out, I get all worked up, then I let myself down. I tried so very. Allora Rita, buonasera. Io sono felice, emozionata e onorata di ricevere questo prestigioso premio. Grazie alla duchessa Chiara Vice, veramente grazie. È bellissimo, io mai stata, non lo conoscevo. Arte nell'arte. Nell'arte. Allora cominciamo a leggere la poesia di Rita Scelfo. Di Rita Scelfo, prego. I pupi siciliani è un omaggio al dottore Diego Leggio, protagonista e pronipote dello scrittore Giuseppe Leggio, noto anche come scrittore dei pupari. Aspetta, mi devo cambiare gli occhiali. Lo posso fare? I pupi siciliani, venite, venite, che stiamo cominciando. A così trasono a uno gli spettatori per sentire, tra duelli, sconfitte e vittorie, a storia di paladini di Carlo Magno, di Rinaldo, di Orlando e l'amore più angelica. E tutti, come tanti picciriddi, con gli occhi sbarrati, con tanta meraviglia, taliano e ascoltano i pupi, a vita contata, l'amore, a fede, a giustizia. E pregi e difetti parlano grazie ai pupari che fanno vivere i pupi tra scudi e spade, mezzo a scenari colorati. E ognuno sente a voce di Pirandello, pupi siamo, caro signor Fifi, pupi io, pupi lei, pupi tutti. Ma i pupi vanno rispettati, pa' vita che narrano, con una guerra invisibile, con gioco di arte e di poesia. E tra grannizie di tanti armatori, tra colura di veste e pennacchi, tra intrecci di tante storie, quante emozioni. Eh sì, i pupi sulla perla da Sicilia. La Biennale Internazionale Sicily Trinacria ti premia. Grazie, grazie. Allora, Rosa Maria Dolcimascolo e Gaetano Ribaudo. Dunque, a Gaetano lo facciamo sedere. O vuoi dire qualcosa, Gaetano? Vieni vicino a me, vieni. Vicino a me, Rosa Maria. Allora, intanto, questo è per te. Grazie. Tutto il mio affetto. Femmina. E poi la coccarda, va bene, da parte mia, sia per te che per il maestro Tanino Ribaudo. Allora, Gaetano, vuoi dire una frase che più rappresenta la tua arte scultorea? Siediti, accomodati. Commosso di essere qua. Commosso di essere qua. Allora, dovete sapere che il maestro Ribaudo Non nasce non vedente, lui è rimasto, ha perso la vista dopo un incidente stradale, e tutte le opere che voi vedrete, sono le sculture alla vostra sinistra, poi le potrete ammirare, sono state realizzate dal maestro quando lui già aveva perso la vista.
a Gaetano Ribaudo con tutto il mio affetto. Allora, siediti Gaetano, e allora adesso Rosa Maria leggerà, che è una professoressa, una scrittrice, una poetessa, leggerà una poesia tratta dal suo libro Pianeta Amore. Prego. Te lo tengo io. No, mi piace tenere. Allora, sono una donna determinata. Io desideravo lanciare un messaggio che, uscendo da questa magnificenza artistica, in noi rimanga un dettato animistico di non pronunciare mai oramai, di non pronunciare mai oramai, come senso di rassegnazione, che specie giovani additano a chi magari è anta, è 70, ma l'amore che io canto è l'amore ontologico, quello che per amare ci vuole coraggio di amare, in assonanze intime dell'animo, l'amore universale, senza sé e senza ma. Oramai, non affermare mai più che l'estate della vita è finita ed incipiente l'autunno. Le foglie morte possono ancora adorarsi. Non evitare al pensiero di scaldare il cuore, avvolto nel grigio lodemi degli anni, dentro il tepore è ancora primavera. Ribalta il senso del no, coniugando una sottesa felicità fatta non soltanto del sì, ma di un amore mai pronunciato. Non sentirti meno sobria di ieri. Puoi promuovere ancora danze, ove le stelle brillano di gioventù, nei sogni dell'avaro passato. Apri le braccia della vita al reale firmamento, senza illusioni del sentimento, eternando dei sì del cuore parlante. Dunque, anche chi ha un'età non può dire no al grande sentimento, perché è un tutto dove si concretizza il nulla del vissuto esperienziale quotidiano. Grazie. Rosa Maria, talmente mi hai fatto commuovere che mi stava calando tutto l'apparato qui, tutto il trucco. Bene, prego, accomodatevi, grazie di averci dato questa emozione. Prego. Allora, nel frangente che il maestro e Rosa Maria si accomodano, io leggo la poesia del poeta Baldo Cureri, di Cattolica Eraclea, che è un poeta pluripremiato. La poesia si intitola Un grido nella notte. Trova le parole più belle, più chiare, perché non dubiti mai del tuo amore. Dimmi che esso è grande come il mare, forte come quercia e non può tremare. Supera ogni confine perché sa volare. E come il sole sorge ogni mattino per essermi più che mai vicino. E quando tramonta affida alla luna e alle stelle che le fanno corona quella misteriosa notturna magia che ti rapisce il cuore e lo porta via. Trova quelle due semplici parole che nel buio risplendono come il sole, perché non dubiti mai del tuo amore. Allora, adesso vicino a me la giornalista Francesca Currieri, e ringraziamo anche Rosita Brugnano di VIP TV. Allora, a VIP TV, video informazione Partinico, dottoressa Francesca Currieri e Rosita Brugnano, per il loro impegno e professionalità che esprimono attraverso video informazione Partinico e per aver pubblicizzato la prestigiosa BIST. Grazie. Bene, io dirò solo pochissime parole. Intanto ti ringrazio per questo evento culturale
Mi piace molto dove brilla la tua luce. L'arte omaggia la Real Cantina Borbonica. Allora Chiara, io spero che da questa cantina partono tanti, tanti, tanti attori, tanti artisti, tutti quelli che sono qua stasera. Noi oggi abbiamo messo le ali alla cultura. Grazie. Grazie a te, alla tua professionalità, grazie ancora a Partinico. Va bene, prego, accomodati, dottoressa, grazie. Allora, ho voluto fortemente coinvolgere la scuola Orso Mario Corbino di Partinico. Ecco a voi la sfilata delle alunne, di alcune alunne e dei loro meravigliosi abiti. Prego, la sfilata della scuola di Partinico, via la musica. Prego, ragazze. Avvisi che è pronta la sfilata della scuola Mario Corbino, per favore. Qualcuno avvisi, perché io non posso andare. Allora, andiamo avanti nel frangente. Allora, adesso premiamo Rosy Greco, Pastry Chef. Rosy, dove sei? Rosy Greco. Armando Siciliano. Ad Armando Siciliano, editore, leader e scrittore, attestato e medaglia ad Armando Siciliano. Allora, Armando, ad Armando Siciliano, per aver contribuito con la tua professione a rendere la cultura più feconda e vibrante, rispecchiando non soltanto il tuo talento, ma l'orgoglio di appartenere alla tua terra. Prego, accomodati Armando, grazie di essere qui con noi. Allora, adesso premio le due fotografe leader, Mariella Franzone e Fatima Licavoli Romano. Mariella Franzone, Fatima Licavoli Romano, due medaglie. Alle fotografe leader, la Biennale Internazionale Sicily Trinacria ti premia. La Biennale Internazionale Sicily Trinacria ti premia. Foto. Prego, accomodatevi, signori. Luigi Scarpello, perché ho voluto anche premiare delle associazioni, dei manager che lavorano in maniera onesta e portano dunque onestà di riflesso alla nostra Sicilia. Dunque Luigi Scarpello, presidente associazione Salviamo il Cuore di Palermo e proprietario di Palazzo Nuccio. Luigi, dove sei? Che si trova nel centro storico di Palermo. Lui ha ristrutturato questo palazzo rivalutando così il centro storico della nostra città. Paolo Ferrara, che è manager al Marine Max Rib, ritira il riconoscimento a Maria Cristina dell'azienda al Marine Max Rib. Poi il mister allenatore di calcio Giuseppe Giordano. Andiamo avanti. Riconoscimento alla carriera artistica, 50 anni di carriera artistica a Gianni Giannettino. Gianni Giannettino, consegna coccarda. Allora, premio per i 50 anni della carriera artistica a te Gianni, perché hai valorizzato la cultura siciliana donando con le tue tele tanta bellezza. Prego, complimenti. Adesso premio l'azienda Costantino, che ci ha fornito questi meravigliosi vini che
gusteremo più tardi, quindi Michele Barone e poi il manager Angelo Ignoti dell'Enoteca Barone, che è una delle poche enoteche storiche dal 1955 che ancora vive, quindi omaggiamo questi negozi storici, va bene? Quindi Angelo Ignoti, manager Michele Pedone, due medaglie, prego. Ad Angelo Ignoti e a Michele Pedone, complimenti, congratulazioni. Foto di rito. Prego, potetevi accomodare. Allora, adesso gli artisti Giuseppe Diego Spinelli, scultore e installatore, Antonio Policarpo, Luca Scorsone, Carmen Frisina. Quattro medaglie. Allora, ripeto, Luca Scorsone, Carmen Frisina, Antonio Policarpo, Giuseppe Diego Spinelli. Allora, Giuseppe Diego Spinelli, scultore e installatore, Antonio Policarpo, artista poliedrico, Carmen Frisina è un'artista, una pittrice, tanti anni di carriera artistica, e infine Luca Scorsone, eccoti qua Luca. Giuseppe Diego dov'è? Giuseppe, buonasera cara Carmen, quattro medaglie. Ecco qui, la Biennale Internazionale Sicily Trinacria ti premia. Grazie, sono molto onorata, per me è una grande soddisfazione. Grazie. Antonio, ad Antonio, a Giuseppe, eccoti Giuseppe, e a Luca. Allora, questi giovani, va bene, portiamo avanti l'arte e la cultura. Un applauso, complimenti. Prego, accomodatevi. Enrico Panvini, maestro scultore, dalle radici dell'ulivo lui crea delle sculture meravigliose. Giovanna Maida, architetto e fotografa leader. Anna Torregrossa e Antonella Palazzolo, da Trappeto. Ecco Enrico da Catania, un grande applauso, ha fatto più di 300 chilometri per venire qui. La nostra Sicilia è la regione più grande dell'Italica Penisola. Antonella Palazzolo, Enrico Panvini, Giovanna Maida e Anna Torregrossa. Quattro medaglie. Giovanna, va bene. Foto di rito. Prego, accomodatevi, prego. Claudia Clemente da Bagheria, Sara Granà, Bagheria, Monica Vitellaro, Ficarazzi, Chiara Costa da Palermo, Antonina Liberati, Palermo, Silvia Costa. Sei medaglie. Allora, ripeto, Claudia Clemente, Sara Granà, Monica Vitellaro, Chiara Costa, Antonina Liberati, Silvia Costa. Prego, signore. Complimenti. Prego, signore, accomodatevi. Allora, Silvia, dove sei? Silvia Costa? Va bene, la chiamerò dopo. Allora, Giusy Pennelli, Mirella Amantia, Giovanna Colomba, Baldo Ingrassia, Giacomo Torre. Allora, questa è la delegazione da Trapani, va bene? Rappresentano tutto il territorio di Trapani. Cinque medaglie, Baldo l'ho premiato di recente, 50 anni di carriera artistica. Allora, cinque medaglie. Grazie.
secondo da un punto di vista artistico. L'anno prossimo la Biennale, vi anticipo, sarà a Trapani, va bene? Prego, accomodatevi, prego. Arrivederci. Valentina Lo Piccolo, trappeto. Massimo Cracchiolo, trappeto. Elisabetta Marinello, da sciacca. Raffaella Riccobene, da sciacca. Quattro medaglie. Prego, ripeto, Valentina Lo Piccolo, Massimo Cracchiolo, Elisabetta Marinello, Raffaella Riccobene. La Biennale Internazionale Sisili Trinacria vi premia. Complimenti, complimenti. Foto di rito. Prego, accomodatevi. Allora, adesso non so se sono pronte le ragazze della sfilata della scuola Mario Corbino. Se qualcuno... Sono pronte. Allora, musica. Iniziamo la sfilata delle ragazze della scuola Orso Mario Corbino di Partinico. Primo abito, sfila Giada Rera. Giada Rera, una riproduzione fedele tratta dal ritratto della contessa Olga Matarazzo Alliata. Secondo abito, sfila Fabiola Pizzurro, abito di linea impero verde Tiffany. Federica Giordano, abito da sera ispirato agli abiti di donna Franca Florio. Barone, vieni vicino a me per la premiazione. Ottavo abito, sfila Denise Toia.
traduzione fedele tratta dal ritratto della principessa Felicia Colonna. Eccola. Non è abito, sfila Marcella ai onitoi, uno scioglilingua. Abito dedicato alla baronessa di Carini, donna Laura Lanza. Decimo abito, sfila Maria Grazia Vitrano, dama di compagnia di donna Laura. Undicesimo e ultimo abito, sfila Melissa Macaluso, dama di compagnia di donna Laura Lanza. Che ha realizzato questi abiti che ci hanno fatto sognare, ritira l'attestato, le professoresse ritirano l'attestato, le professoresse Maddalena Panzavecchia e Gaetana Lograsso consegna il premio il barone Giuseppe Giaconia di Migaido. Con tutte queste principesse ovviamente non poteva non consegnare l'attestato un barone. Vorrei dire una cosa sul Gattopardo. Quest'anno, come sapete, ricorrono i 50 anni da quando è stato girato il film. Luchino Visconti, che era il regista, ha sforato il budget iniziale di una cifra veramente superiore a quanto si potesse immaginare. Questo ha comportato alla casa produttrice Titanus delle grosse difficoltà finanziarie, fino ad essere inglobata in un'altra casa cinematografica. Però è rimasto senz'altro un capolavoro tra le eccellenze della cinematografia italiana e mondiale, per cui viene ancora oggi riproposto in 18 lingue, pensate. Grazie. Prego, prego, professoressa. Desideravo ringraziarvi per aver esteso l'invito a questa bellissima manifestazione alla nostra scuola, ringraziarvi anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Francesca Adamo, che purtroppo oggi non è potuta essere qui con noi, e sicuramente ringraziare le docenti del settore abbigliamento e moda che hanno progettato insieme alle ragazze questi splendidi abiti, progettato e realizzato insieme a loro questi splendidi abiti, e ringrazio anche le colleghe, le esperte esterne che hanno guidato le ragazze per l'acconciatura e per il trucco. Ringraziamo pure la professoressa Francesca Di Cicca, che ha realizzato tutti i gioielli che indossano le nostre ragazze all'interno del nostro istituto, con un laboratorio specifico dedicato al Core Bijou. Grazie. Allora, ritengo che questa scuola sta facendo un ottimo lavoro, va bene? Complimenti. Prego, accomodatevi. Musica, prego. Prego. Andatevi a cambiare, ragazze, perché tra di voi, velocemente andatevi a cambiare, perché tra di voi tra poco sarà eletta Miss Fiore di Sicilia 2023, va bene? Andatevi a cambiare velocemente e potete anche mettermi all'ingresso del porticato, perché tra breve vi chiamerò. Allora, continuiamo velocemente con le premiazioni agli artisti
vi ricordo che la Biennale potrà essere visitata gratuitamente fino al 31 ottobre, sabato e domenica incluse. Fabio Davì, Partinico, Antonio Ferraguto, Partinico, Anna Giulia Errile, Palermo, Vita Vassallo, Palermo, Aldo Tartamella. 5 medaglie, 5. Complimenti, la Biennale Internazionale Sicily Trinacria ti premi. Allora, chi manca? Manca Vita Vassallo e Aldo Tartamella, forse sono usciti in questo istante. Andiamo avanti. Rosario Genduso, Rosano Genduso, Marianna Rita Felice. Pensate, ha soltanto 13 anni questa ragazza, è una giovane pittrice. E Vanessa Di Lodovico. Allora, Vanessa Di Lodovico viene da Pescara per noi. Allora, facciamole sentire a Vanessa, che viene da Pescara, tutto il calore della Sicilia. Io sono particolarmente contenta perché ho premio sempre delle giovani pittrici o pittori. Stasera premio questa giovanissima ragazza, la più giovane pittrice, vieni vicino a me, della Biennale. 13 anni. Sei emozionata? Sì, un po'. È emozionata. Foto di rito. Prego, accomodatevi. Prego. Anna Simoncini, Monreale. Francesca Gucciardi, Palermo. Loredana Allenza, Palermo. Cettina Pillitteri, San Martino delle Scale. Emilia Cecilia Aliotta, Palermo e Marsala. Giuseppe Cataldo, Palermo. 6 medaglie. Potrete ammirare questi meravigliosi lavori di questi artisti fino al 31 ottobre. Evviva! Sono tutti dei lavori emozionanti, li ho voluti scegliere perché mi hanno fatto emozionare. Mario, vieni vicino a me, Mario, vieni Mario, non fare il monello Mario, vieni Mario. Allora, Mario fa parte della BIST, rappresenta il territorio dello Jato. A Mario l'omaggio da parte mia, va bene? Ecco, l'omaggio da parte mia a Mario. Mario, questo è tutto per te. Non è una bomba, è leggermente alcolico in questo senso. Allora, una frase di augurio per questa Biennale. Io vi auguro di trovare la voglia di ritornare a visitarvela con calma, perché io non ho avuto il tempo e verrò domani mattina. Va bene, allora venite anche in questi giorni, io sarò qui fino al 31 ottobre, ammiriamo questi lavori artistici in religioso silenzio, ammiriamo i colori, le forme, ci sono tantissime espressioni d'arte, li ho voluti scegliere appunto per stigmatizzare l'arte di queste giovani artiste, perché l'arte rende sempre giovani, rimarranno sempre giovani, va bene? Artisticamente parlando, evviva, va bene? Prego, accomodatevi, prego. Grazia Cuccia, come Dorian Gray. Grazia Cuccia, Contessa Intellina. Clarissa Bellanca, Palermo. Giusi Tafarella, Partinico. Anna Torres, Palermo. Maria Pia Esposito, Ficarazzi. Paolo Roppolo, Bagheria.
Grazia Cuccia, Clarissa Bellanca, Giusi Tafarella, Anna Torres, Maria Pia Esposito, Paolo Roppolo. 6 medaglie. Foto di rito, venite vicino a me. Grazie, grazie a voi e alle vostre opere che ci hanno fatto emozionare. Allora, adesso chiamo vicino a me il barone Giuseppe Giaconia di Migaido, la professoressa Maria Grazia Motisi, il critico d'arte Emanuele Bisso, la giornalista, vieni vicino a me, vieni. Sì, 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 certo, giornalista. Vieni, Francesca. Allora, facciamo entrare le ragazze. Qualcuno, per favore, deve andarmi a chiamare le ragazze, le 16 ragazze che hanno sfilato cortesemente. È presente Lavinia? Allora, Lavinia, vieni Lavinia vicino a me che ti premio. E poi godiamo di questa biennale. Vi ricordo anche che c'è la parte sotterranea della biennale, va bene? Cioè della location, ovviamente, della Reale Cantina Borbonica e anche della biennale, perché all'interno appunto della parte sotterranea sono presenti le sculture, le fotografie, va bene? E dei lavori artistici che potrete ammirare. Quindi dalla parte sotterranea si accede sia da questo lato facendo tutto il giro, oppure all'ingresso ci sono le scale, potrete scendere, potrete ammirare anche la parte sotterranea. Dunque, cortesemente qualcuno mi chiami Lavinia Bilotti Ruggi d'Aragona, che è una pittrice. Sì, mi hanno detto che è presente. E poi qualcuno mi chiami le ragazze e premiamo Miss Fiore di Sicilia 2023. Forse. Allora, che dire, signori e signori, intanto se volete proprio ammirare la Biennale, nessuno vi vieta di alzarvi e di andare ad ammirare la Biennale, va bene? Prego, stanno arrivando le ragazze? Allora, è Lavinia Bilotti Ruggi d'Aragona? Dov'è Lavinia? Sì, prego. Prendiamo il tempo. Io... 16 anni fa mi sono calato nella realtà dei Florio, che oggi sono in auge, perché la mia compagna è stata l'ultima dei Florio, Costanza Afan de Rivera, che purtroppo è venuta a mancare 3 anni fa. Questa realtà dei Florio, che io pensavo da siciliano che fosse stata messa un attimino nel dimenticatoio, giusto perché dopo il periodo bellissimo del secolo e mezzo dei Florio non c'era stato più niente di eclatante in Sicilia, o almeno della stessa tipologia. Pensate che le teste coronate di tutta Europa venivano a trovare i Florio e non andavano a Roma, quindi si era creata una sorta di invidia da parte del governo
diciamo, o degli uomini rappresentativi del governo, e quindi praticamente questa secondo me era una delle tante motivazioni per cui i Florio non furono più, diciamo, assistiti economicamente dal governo. L'impero dei Florio era talmente vasto che sarebbe difficile elencarli tutti, ma c'erano dalle tonnare alle miniere, dalla compagnia di navigazione che contava 99 navi ed era una delle più grandi diciamo dell'area del Mediterraneo, e quindi veramente c'era di tutto. Poi purtroppo diciamo che l'assistenza economica, come dicevo prima, da parte del governo è venuta a mancare per una specifica volontà politica, in tal modo era stata tagliata la testa al serpente e la nostra Sicilia ovviamente non ebbe più quel clamore, quella, diciamo, vastità di interessi che potevano fare di una famiglia come i Florio essere leader in Europa. Questo io l'ho potuto constatare in questi 16 anni vissuti con Costanza, e perché ho toccato con mano tante piccole realtà, oltre alle varie realtà industriali della famiglia, ad esempio Favignana, lo stabilimento per la produzione, per la conservazione del tonno e quindi ovviamente delle tonnare. Loro erano anche proprietari, avevano acquistato tutte le isole Egadi, ma avevano inventato il tonno sott'olio, perché la conservazione del tonno prima di loro avveniva sotto sale, quindi aveva una conservazione molto relativa nel tempo. Invece con la conservazione nelle scatole di latta con l'olio, diciamo che avveniva la lunga conservazione. Ma a parte queste invenzioni che diedero la stura a un certo tipo di evoluzione, e quello che mi ha lasciato veramente colpito era una sorta di stabilimento che sono andato a visitare ad Alcamo di Ramazzone, un grande stabilimento vinicolo che forse pochi conoscono, che addirittura aveva, pensate, lo snodo ferroviario davanti all'ingresso dello stabilimento per far sì che i vagoni, per essere caricati, potessero entrare entro lo stabilimento. Siamo in una fase veramente all'avanguardia. Cosa possiamo auspicare? Che la nostra Sicilia possa ritornare, magari non con l'epopea dei Florio, ma che possa ritornare ad essere leader nel mondo. Grazie. Allora, resta con me, Barone. Queste parole sono molto emozionanti, quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere Sici. E adesso premio Lavinia Ruggi d'Aragona. A proposito di nobiltà, ecco, vieni vicino a me, al Barone. Allora, questo tris di nobiltà, prego. Grazie. Prego, Lavinia, foto di rito. Potrete anche ammirare i lavori artistici di Lavinia fino al 31 ottobre. Prego, accomodati. Adesso venite vicino a noi, le 16 ragazze che hanno sfilato. Mettetevi una a destra e una a sinistra. Musica di sottofondo. Prego, accomodatevi, ragazze. Una a destra e una a sinistra. One more moon dance with you, my love. Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting. Allora, ci siete tutte?
make you my own. Allora, Maria ha così deciso che Miss Fiore di Sicilia 2023 è... perché lei è giovanissima, quindi Miss Fiore di Sicilia. A Miss Fiore di Sicilia 2023, che ci ha emozionato con la sua bellezza e grazia. Fiore di Sicilia. E allora vi ricordo che tutti i lavori artistici sono tutti in vendita. Quando comprate un lavoro artistico comprate anche una parte del cuore dell'artista. Grazie a tutti, viva la pista! Gemento.com.